Caro Presidente, ho contattato un centro per l'impiego per trovare una badante stabile a mia madre molto anziana. Volevo sapere se, oltre a stilare liste dei collaboratori familiari, ci sono altre iniziative della provincia per aiutare noi cittadini nella gestione di queste persone. Io credo che questo tema delle badanti non sia un tema da addetti o da addetti ai lavori o da poche persone. È uno dei temi chiave del futuro. È un fatto positivo, aumenta l'età media, però aumenta anche la difficoltà di vivere sempre più da anziani. E quindi c'è bisogno di offrire occasioni concrete di aiuto agli anziani, di aiuto alle famiglie che hanno anziani non autosufficienti. In questo senso, a partire dal 1° di settembre, prenderà il via un progetto badanti dell'amministrazione provinciale di Firenze con due assessorati, l'assessorato alla sicurezza sociale e l'assessorato al lavoro, che procederanno insieme di comune accordo. Io credo che il grande messaggio da dare sia quello non soltanto della possibilità di rivolgersi in provincia per essere aiutati anche nella individuazione di una badante o comunque di una figura professionale di questo genere, ma anche e soprattutto dell'idea che l'amministrazione provinciale sia una sorta di comunità e si faccia carico dei problemi di chi è più anziano e delle famiglie che hanno a che fare con le persone più anziane. Di cosa si tratta quindi? E quali saranno i provvedimenti nel dettaglio? Diciamo che il nostro desiderio è quello di offrire un supporto perché siano chiari anche i termini giuridici della presenza di badanti molto spesso straniere e provenienti da paesi talvolta extracomunitari all'interno del territorio nazionale, ma contemporaneamente un percorso che avvicini le esigenze della singola famiglia, della singola richiesta con le prospettive e le proposte che possono offrire determinate persone che poi si incaricano di fare la badante. Accanto a questo c'è un bisogno di formazione sulla lingua, di formazione sull'impiego e di formazione perché ci sia sempre tanta umanità in questo che è uno dei lavori più richiesti ad oggi ai nostri centri per l'impiego.